anche qua di poter avere dei punti di riferimento, oppure anche, poniamo il caso del visualizza ancora, mi abiliti di griglia magnetica, io a questo punto se devo fare, mi scegli il pennarello, vai, mi scegli la scala del colore piccolo, non esagerare, ok, va bene. Vedete che se io comincio a disegnare, tende a... La cosa più interessante è, se invece di stare... Io voglio fare una riga, già anche qua mi permette di... Va, vedete che si posiziona, tende a posizionarsi sugli angoli. Quindi mi permette un attimino di fare dei disegni molto più precisi. Facciamo un po' di prove? Il mio batteria. Per una cosa più la griglia quasi è giusto, è questo, è questo, no, si può anche diminuire i punti e non diminuire i punti perché tiriamo fuori la classe, c'è la griglia dove è? Sono tu? No, c'è una ok. Se io prendo, vado su modifica preferenze, ho griglia predefinita, ho la possibilità di giocare sul tipo di griglia che voglio avere. Io posso avere dei quadratini, anche qua potrei avere dei quadratini che sono 10 in altezza e 20 in lunghezza. Posso un attimino dei rettangoli invece di avere dei quadrati. Ok, faccio ok, teniamo presente che però in questo momento non me l'ha applicato subito, quindi io devo chiudere questa immagine, chiudo, non so da, teniamo una nuova, vedete, la mia griglia è completamente diversa. Per togliere la griglia dopo? Rivado di nuovo in visualizza e tolgo via, griglia, guida, griglia e griglia sopra. Ho tolto via completamente la mia linea. Non ho provato a fare una cosa, fammi su, visualizza, griglia magnetica, se non mette la griglia, prova un attimino, lo vedete? È come se vedesse la griglia, però effettivamente io non la vedo. Però lui riesce un attimino a ricordarsi che esiste sotto. Facciamo delle prove? Vi state divertendo? Non è una persona che gli è finita la batteria. Ma vai su un altro computer. Ma non è rotto questo. Ah, ma è rotto. Vai in mezzo. Lo so che sono antipatici. No, 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 come ho visto il fatto. Ho visto il fatto. Vi ricordo che dopo avete una settimana per provare tutto quello che ci siamo detti adesso, eh?
prossima funzione che vediamo sono i testi. Nella nostra strumenti abbiamo una bella lettera A che mi dà la possibilità di scegliere i miei testi. Quindi lo premo, mi scelgo dove voglio scrivere il mio testo e scrivo il mio nome. Mi apre il quadratino. Allora mi scelgo il mio carattere più grande, ok? Vi faccio vedere dove voglio, scrivo Matteo Serafini. A capo. Ok? Io ho la possibilità di scegliere dove c'è la parola caratteri, premendolo. Ho la possibilità di scegliere il tipo di carattere che voglio. Mi riconosce i caratteri che avete nella vostra macchina e ve li propone. No, mi prendi il Times New Roman. Ok? Mi metti maiuscolo per dire. Ho la possibilità di definire la grandezza del carattere, vedete che si allarga e si unisce il colore. E l'allineamento nel campo dove noi ci troviamo in questo momento. Ok? Se per esempio ho sbagliato il punto dove l'ho fatto, io posso spostarlo in qualsiasi posizione. Vedete? Scelgo lo spostamento. Lo vedete il discorso? Devo scegliere. Vedete? L'ho spostato anche in questa maniera. Il discorso dei livelli. Vedete i livelli? Lo sfondo bianco e la scritta Matteo. Se ne tolgo via una delle due, togliendolo l'occhio, io non vedo, vedo esattamente quello con quale voglio lavorare. Andando sopra, vedo tutte e due. Se voglio in questo caso spostare Matteo, devo essere veramente tanto bravo a scegliere il punto esatto dove c'è la O e spostarlo, perché avendo dato la trasparenza a questa scritta, se invece scelgo sul punto bianco sposto lo sfondo bianco. Ok? Io comincio a poter anche giocare sulla mia immagine. Posso in qualsiasi momento, premendo questo, posso dirgli voglio spostare la mia immagine, lo vedete? Esattamente al centro del mio disegno. Al centro del disegno seleziono centro, è quel quadratino a fianco alla famosa X.
quel locale con distribuissimo, spostamento, eccetera. Che frizza sotto una riga sopra quella sotto? Ma tu hai degli scostamenti? No, no. Tra i primi 100 santi sopra e i secondi 100 santi sopra. Aggiungi lo spostamento di 10, di 20. Vai. E prendi questo. Ok, è premuto, premi questo. Premi questo. Osservato la differenza. Mentre questo me lo porta direttamente alla fine, utilizzando lo scostamento me lo porta anche alla distanza che io ho stabilito. Ma dal soffitto? Dal soffitto in questo caso, però posso anche giocare agli atti. No, pensavo che lo alzasse di 20 punti, invece lo porta a 20 punti dalla fine. Mi fanno vedere che ho scelto questo, questo strumento. Se io per esempio scelgo questa qui, per esempio, vedete cosa, cosa riesco a fare? Sì. Vedete cosa mi permette di fare questo? Io posso o definirlo qua oppure posso...